La Romania era il paese più speciale di quelli del blocco di Varsavia, i paesi sotto l'egemonia dell'Unione Sovietica. Aveva un leader, il conducator, Ceausescu, che era capace di declinare in maniera molto autonoma la politica estera, per cui piaceva molto di qua dalla cortina di ferro. Nell'84 aveva partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles, nel pieno del boicottaggio da parte di Mosca. E però all'interno era tutta un'altra storia. Quel giorno tutto cominciò perché a un pastore non si voleva permettere di essere quel che era, una voce diversa sotto quel cielo grigio. E non si è fermato più quel movimento. Nel giro di 10 giorni ha portato la dittatura meno riconosciuta fra quelle del blocco sovietico a crollare. Una lezione che dura ancora oggi. Rimane la sensazione amara di una tragedia che poteva e doveva essere evitata e che fu terribile perché non si seppe vedere quello che c'era sotto la pelle sgargiante di una politica estera diversa. Ha avuto inizio qui, a Timișoara, che vi mostriamo in queste immagini inedite, girate 2 giorni fa. È attraversata dal fiume Timiș ed è la capitale della regione omonima confinante con la Transilvania. Conta 500.000 abitanti, gente operosa che lavora nelle fabbriche tessili e nelle campagne, adesso coperte dalla neve. Qui, nel cimitero dei poveri, sono state aperte fosse comuni, dove sotto alcuni centimetri di terra sono stati sepolti i corpi di cittadini inermi.